Scavare in piazza San Marco è estremamente complicato, è una delle piazze più famose del mondo e naturalmente anche coordinarsi con quelli che sono i lavori che sta facendo il comune è importantissimo per non bloccare i lavori stessi della piazza. D'altronde questa piazza ci sta svelando una sorta di mappa di piazza San Marco, una mappa archeologica aggiornata, un pezzo alla volta, e da ultimo possiamo dire che è anche una sorta di piccolo manuale di come si scava in una realtà urbana complicata come Venezia. Diciamo pure, scavare a Venezia, istruzioni per... Non è così semplice, perché la stratigrafia è molto complessa. Vi faccio per esempio vedere quella sezione. Questa sezione è piuttosto significativa. Abbiamo i basali con la loro preparazione, quindi uno strato appoggiato, come sappiamo, nel 1889. Subito sotto la loro preparazione vediamo questo strato grigio. Questo strato grigio è la preparazione e lo spoglio dei basoli che sono stati posati nel 1723. Abbiamo anche delle chiazze che ci indicano proprio dove il basolo è stato. Questo è un piccolo segno, qua ce n'era un altro, dove il basolo è stato sfilato. Subito sotto vediamo questo livellino di proprio sottilissimo di colore ocra, che è la sabbia. Era la pavimentazione precedente, la pavimentazione in cotto del 1600. Ma sotto di niente, questo è un livello di un centimetro, c'è un'altra sabbia più chiara, questa qua, più grigina, più giallina grigia. Quella è la pavimentazione precedente ancora. Questo per dire che è tutto molto molto complesso. Qui stiamo parlando di 40-50 centimetri. Esatto, e qua, in questo punto qua, abbiamo già il pavimento di quella che dovrebbe essere la chiesa. Quindi in 50 centimetri arrivo già al XII secolo. Questo perché? Perché la piazza deve tenere sempre la stessa quota in quanto abbiamo gli edifici come San Marco da rispettare. Ecco. Per questo motivo hanno continuato a fare dei tagli areali portando via le varie pavimentazioni e le varie strutture che possono essere i plinti, battipalo per farne degli altri. Quindi, a differenza di altre città come le città storiche, a Roma troviamo stratigrafia anche profonda 16 metri. Qui invece abbiamo tutto in pochi centimetri e abbiamo 1000 anni di storia. Tutti questi cantieri che stiamo aprendo appunto con la collaborazione del Comune di Venezia riescono a darci tutta una serie di informazioni che finora non eravamo mai riusciti a riconoscere o a identificare in altri cantieri che negli ultimi anni hanno caratterizzato la piazza. In particolare in questo saggio stiamo continuando l'esplorazione, diciamo così, di questa struttura che avevamo appunto inizialmente visto nelle piante che ci ha lasciato Berchet negli scavi che aveva fatto nel 1885-1889, questa struttura che Berchet non aveva ben identificato, non era riuscito a comprenderne il ruolo all'interno delle altre strutture che aveva rinvenuto nella piazza. Anche perché se lo guardiamo un attimo adesso, dire che è semplice. Effettivamente, esatto, non è che si capisca bene. Ebbene, con lo scavo precedente appunto avevamo invece identificato che erano murature e livelli pavimentali pertinenti alla chiesa di San Geminiano, probabilmente il primo impianto di questa chiesa che, poveretta, ha avuto un po' di vicissitudini e che nel corso dei secoli ha cambiato spesso collocazione, ma sempre rimanendo all'interno dell'area marciana. Allora qui, diciamo, emerge qualcosa di facilmente leggibile. Sì, in questo punto abbiamo individuato questi due residui di canalette che vanno a scassare un pavimento precedente che è stato in questa zona qui, a quanto riusciamo a vedere adesso, probabilmente tamponato con delle antinelle, creando questa discrepanza tra quel piano lì e questa zona che vediamo adesso qui in corsa di scavo. Ricordiamo cosa sono le antinelle, che proprio è quanto di più veneziano ci sia. Sì, sono dei mattoni molto più piccoli rispetto ai mattoni comuni attuali, che venivano impiegati nelle pavimentazioni e nelle strutture. Il fatto che si chiamino così ci riporta ad Altino. Sì, proprio ad Altino, perché come ben sappiamo Altino è stata cava di materiali per tanti secoli per la costruzione di Venezia. Quindi sia che fossero altinati,
sia che fossero riprodotti dopo in quelle fattezze, continuano a chiamarsi Altinella, certo, comunque. Sempre, no, quindi no. Non abbiamo la certezza che questi vengano dal Tino. No, no. Chiaramente, sì, sì, sì. Anche se abbiamo trovato mattoni romani reimpiegati, ad esempio, nelle sepolture che abbiamo scavato nel saggio precedente. In questo scavo riusciamo a identificare una serie di livelli pavimentali, tra cui questo qua che adesso non vediamo ancora pulito, ma che vediamo invece lì il collega che sta pulendo, e livelli pavimentali che poi nel corso della documentazione post scavo riusciremo in qualche modo, forse si spera, a datare o comunque a collocare nell'arco della vita appunto di questa struttura. Vediamo appunto le murature pertinenti, quella che noi pensiamo essere pertinenti alla chiesa di San Geminiano. Invece troviamo situazioni che vennero impostate solo nei secoli successivi, quando la chiesa ormai non esisteva più, per esempio questo plinto che presumibilmente serviva per l'infissione dei pali che venivano utilizzati per il mercato, che anche dai dipinti sappiamo che caratterizzava la piazza nel corso del Rinascimento. Diciamo, questo ci dobbiamo immaginare che arrivava il venditore al mercato, esatto, infilava il palo. Esatto, e per il tendone, che giustamente, insomma, come noi abbiamo in mente, diciamo, nei nostri mercati moderni, il camion che ha una tenda, diciamo, incorporata, all'epoca ovviamente non c'era, e quindi bisognava utilizzare degli altri metodi, appunto erano questi pali di legno che li abbiamo riconosciuti, diciamo, anche proprio dai dipinti, no? Che rappresentano la piazza, dai dipinti famosissimi che rappresentano la piazza, e che vediamo appunto questa situazione anche di mercato. E in particolare proprio ieri sono venuti fuori questi due reperti, in questo caso una monetina, e devo dire la prima moneta che viene fuori da questi scavi in piazza, non eravamo mai riusciti a trovarne altre. Adesso io non saprei dire che cos'è, anche perché se purtroppo sembra molto corrosa, e non essendo io numismatica non mi avventuro in possibili datazioni. Speriamo che il restauro possa fare miracoli. Speriamo che il restauro possa fare miracoli, e poi ovviamente lo faremo vedere. Di sicuro possiamo dire che è una moneta che avevano in tasca tutti, questa. Sicuramente sì, probabilmente parliamo comunque dei secoli medievali, poiché è stata trovata in uno strato pertinente a uno dei plinti che abbiamo fatto vedere prima, uno dei più antichi, però comunque uno dei plinti che il mercato la piazza nel corso del Medioevo. Questo che noi reputiamo essere un peso, non è perfettamente tondo, è un po' schiacciato, e molto pesante appunto, e devo dire anche sembra ben conservato. Sicuramente bisognerà fare anche qua qualche lavoro di restauro, ma si tratta di un reperto ben conservato, un pesetto che ipoteticamente diciamo peso, giusto? Sì, però un peso, forse da bilancina, e in effetti pesa. Pesa molto, esatto, forse anche questo magari pertinente a qualche attività commerciale della piazza. Sicuramente scavare in piazza San Marco è un'occasione unica, e anche per me sicuramente come funzionaria, anche per i colleghi che lavorano sul campo, però scavare in piazza San Marco vuol dire organizzare un lavoro veramente certosino, poiché è una piazza che giustamente è ancora in vita, e è una dei siti più visitati al mondo, e quindi necessita, come di tutti i siti, di lavori di manutenzione continui, e che però devono in qualche modo combaciare con le esigenze appunto di una piazza che è ancora viva, che ancora vive. Gli enti coinvolti sono tantissimi, anche soltanto solo per questo cantiere gli enti coinvolti sono almeno due, perché sono il Comune di Venezia, che aveva necessità di restaurare i masegni, che quindi i masegni, ovvero i basoli che caratterizzano la piazza, e che di fatto ha organizzato il cantiere. Gli approfondimenti archeologici invece sono un finanziamento della soprintendenza, un finanziamento ministeriale. Quindi chiaramente fin dagli albori di questo lavoro di restauro dei masegni, soprintendenza e comune hanno dialogato per organizzare al meglio l'incastro appunto di questi due cantieri. Infatti noi ci impostiamo nel momento in cui i masegni vengono tolti, vengono rimossi, vengono collocati di fianco al cantiere archeologico per il restauro, e in questo, diciamo, lasso di tempo in cui la pavimentazione è libera appunto dai masegni, noi riusciamo ad approfondire con il cantiere archeologico. Ci sono invece i problemi logistici che vedo qua. È molto semplice e intuibile, no? È molto semplice e intuibile che appena ci si abbassa un attimo abbiamo il problema della marea. Ovviamente in quest'area siamo
La piazza è circa 80 centimetri sopra il livello del medio mare, 80 centimetri, quindi, e la marea sale e scende. Questa è una settimana molto molto positiva, ciononostante abbiamo tutta quest'acqua. Ecco, ricordiamo che invece tutto quello che è sotto, che possono essere strutture come le cripte, che pure ci sono a Venezia, per non parlare delle comuni tombe, certo, lì andate a scavare in acqua praticamente. Assolutamente, quando riusciremo, adesso non ci siamo ancora in questa fase dello scavo, ma fra qualche giorno saremo a livello della tomba che sta là nell'angolo e qui avremo i problemi con l'acqua. E d'altronde lo vediamo già. Esatto, quindi dovremo fare una buca per la pompa andrà più o meno in continuazione e si scaverà cercando di stare all'asciutto.